Eccoci qua, cari telespettatori, ben ritrovati anche quest'oggi in nostra compagnia. Torniamo a parlare, un po' di tempo che non lo facevamo, ma è doveroso farlo, di energia. Quando parliamo di energia abbiamo il nostro super esperto Filippo Agostini, amministratore delegato di Antenore Energia. Ben ritrovato. Ben ritrovati a tutti. Allora, vediamo un po' di fare un po' un riepilogo, di fare il quadro della situazione, ormai tutti l'abbiamo capito, ci troviamo nel mercato libero, per tutto, giusto? Sì, in modo parziale a dire la verità, perché poi adesso allora vedremo perché. Allora riprecisiamo, cosa vuol dire in modo parziale, in modo che le persone capiscano di cosa si tratta? Sì, allora c'è stata questa cosa dell'abolizione del mercato tutelato, che è differente dal mercato libero, che in realtà è il mercato che c'è stato fino a 20 anni fa, che era unico per tutti, con la tariffazione uguale per tutti e gestita dalla nazione, dallo Stato. E per aumentare la concorrenza, la libera concorrenza e eventualmente abbassare le tariffe è nato il mercato libero nel 2004 e si è trascinato questo doppione tra mercato libero e mercato tutelato. È stato prorogato più volte l'abolizione del mercato tutelato finché alla fine è stato chiuso definitivamente il 30 di giugno di quest'anno, cioè il giugno scorso, ma in realtà persiste ancora per alcuni consumatori che non hanno scelto il mercato libero, oppure per alcuni consumatori che per questione di età, condizione economica, anche di salute, hanno diritto ancora fino al 2027 di rimanere in una sorta di tutele graduali. Hanno cambiato nome, ma in realtà il mercato è rimasto lo stesso. Ecco, sono numerosi comunque ancora. Bravissimo. E allora io vorrei fare prima una parentesi per costoro. Ascoltateci bene, perché alcuni di voi ci hanno anche scritto relativamente a persone che sono vicine, che hanno una certa età appunto, si trovano in certe situazioni e che invece hanno cambiato, sono entrati nel mercato libero. In realtà potevano restare nel mercato tutelato. Tutti coloro che hanno fatto questo cambiamento, alcuni ci dicono anche involontariamente, senza rendersene conto, cosa possono fare? Beh, possono semplicemente... Cioè, allora magari, e quali sono le categorie protette? Allora, ci sono dei clienti domestici che non hanno scelto nel mercato libero e sono entrati di diritto nel mercato tutele graduali. Assimiliamolo al vecchio mercato tutela. Ci sono delle microimprese, quindi parliamo anche di società unipersonali, piccole imprese a basso fatturato e piccolissime imprese, che anche quelle non hanno fatto una scelta, sono entrate nelle tutele graduali. E poi ci sono dei clienti domestici cosiddetti vulnerabili, che è diventato un nome che viene utilizzato tantissimo, che per età, condizione economica, salute oppure zone disagiate sono rimaste nel mercato tutelato e si chiama tutela della vulnerabilità. Ecco, bisogna fare una piccola differenziazione. Essere nel mercato libero non sempre vuol dire che essere trattati peggio del mercato tutela, perché comunque il mercato tutela ha prezzi indicizzati che seguono l'andamento del mercato. L'unica garanzia del mercato che si può avere nel mercato tutela è che, essendo monitorato dall'autorità per l'energia, non ci sono voci nascoste o servizi aggiuntivi. Ma allo stesso modo non si possono avere dei servizi aggiuntivi evolutivi come può essere nel mercato libero. Allora il consiglio è: bene se si è nel mercato libero, monitorate sempre con chi vi siete abbonati e a chi state pagando attualmente le vostre bollette, sia di gas e di luce. Fatele verificare, perché comunque il passaggio dal mercato tutela, e quindi seguito dall'autorità per l'energia, al mercato libero ha portato a delle distorsioni, perché nel mercato ci sono delle tariffazioni, dei listini applicati all'utente finale che non sono poi così convenienti, come succede in ogni settore comunque. Certo. In questo momento il mercato sta autopulendo questa situazione, perché gli utenti finali sono... Dopo la crisi energetica che abbiamo avuto, hanno imparato cosa costa l'energia, cosa costa il gas e cosa può costare, sempre relativamente ai consumi, e si sono informati molto di più. E quindi il mercato si sta spostando verso le società di vendita più serie, diciamo, chiamiamole così, più serie, quelle che non hanno una tariffazione in linea con il mercato. Insomma. Certo. Lei ha parlato di servizi aggiuntivi. Cosa sarebbero i servizi aggiuntivi? Servizi aggiuntivi possono essere, che ne so, per citarne alcuni, un'assicurazione non voluta per la caldaia, oppure un'assicurazione per rischio credito.
può essere una quota fissa mensile chiamata canone, può essere una rata fissa che ti fa pensare di spendere una certa cifra ogni mese, ma in realtà è sempre conguagliata dopo 12 mesi, perché quello che noi spendiamo di energia e gas è in base al consumo. Quindi io posso anche farti pagare 50 euro per 11 mesi, al 12esimo vedo cosa hai consumato negli ultimi 12 mesi e conguaglio. Che sia negativo o positivo, devo conguagliare, perché comunque sia l'energia elettrica che il gas è materia assoggettata ad accisa, IVA, distribuzione, esatto, addizionali regionali, quindi non esiste una tariffa flat come nella telefonia. Noi possiamo anche applicare 50 euro mese, ma poi se hai consumato il doppio al dodicesimo mese devo conguagliare la posizione assolutamente per applicare poi tutte le imposte che ci sono. Certo. Quindi ecco qui perché il mercato tutelato è terminato, che ci viene questa slide, e la domanda era infatti questa. Ma sostanzialmente appunto perché c'è stato questo cambiamento? Che cosa, visto che tutto sommato poi... Ma perché l'effetto positivo che dovrebbe avere questo passaggio è quello che si è avuto in altri settori. Vediamo, io cito sempre la telefonia, che c'era un monooperatore 30 anni fa. Adesso ci sono più operatori e se andiamo a vedere negli anni le tariffe sia per il fisso che per il mobile sono notevolmente scese e sono allineate verso il basso, cioè la libera concorrenza a medio termine dovrebbe portare a un abbassamento delle tariffe. Siccome lei è dentro questo, porterà questo obiettivamente oppure ci sono dei costi che voi come società, Antenna Energia, ma ce ne sono tante altre, oneste, stiamo parlando di aziende che operano onestamente, non potranno in ogni caso abbattere, quindi quelli saranno i percorsi da fare e quelli saranno i prezzi. Allora, al netto delle fluttuazioni dei mercati. Sì, il mercato si sta spostando facendo cosa? Facendo aggregazione tra le varie società di vendita. Perché è normale che se ogni società opera da sola ha dei costi di struttura e costi di servizio. Quello che sta facendo, che Antenor Energia ha anche già fatto già da un anno e mezzo, è fare gruppo per creare cosa? Ottimizzazione dei costi, ottimizzazione dei servizi e quindi essere più competitivi con le tariffe. Se non fai questo, tu devi riversare continuamente i tuoi costi di struttura sul prezzo finale e rischi di non essere più competitivo. Noi come Antenore già a fine 2022 ci siamo resi conto che potevamo essere fuori mercato. Essere fuori mercato vuol dire che comunque vendi, ma rischi il confronto con gli altri operatori. Abbiamo fatto una scelta di aggregarci a un grosso gruppo di livello nazionale, anzi internazionale, anche per l'approvvigionamento, per contenere il sovrapprezzo che dobbiamo mettere sull'energia all'ingrosso e essere competitivi sul mercato. Questa cosa sta accadendo in maniera molto veloce e quindi, come è successo nella telefonia, ribadisco, alla fine, fra, che ne so, 5-6 anni, ci saranno 4 grossi gruppi, magari anche... I player saranno pochini. Magari col proprio marchio, perché Antenor Energia comunque ha mantenuto la propria indipendenza, ma il prodotto che noi vendiamo, diciamo, non è più il nostro, no? Vendiamo il prodotto altrui che abbiamo trovato nel mercato, che è competitivo e che offriamo ai nostri consumatori. Quello che facciamo noi poi è tutta l'assistenza post vendita. Esatto, quindi voi ci siete con tutto questo con discorso post vendita, ma vuol dire che quindi tutte le voci che ci sono in bolletta non dipendono più da voi? No, dipendono in buona parte da quello che è detta l'autorità per l'energia, cioè il contenuto della bolletta è il medesimo, quello che noi possiamo cambiare è lo spread sarebbe il margine che la società può fare. Quello che ci permette di fare il mercato libero rispetto al mercato tutelato, che per esempio Antenor Energia adesso è una multi-utility a tutti gli effetti, perché offre ai propri consumatori gas e luce, offre la telefonia, per adesso... Anche la telefonia? La parte di fibra e telefonia complessa, utilizzando sempre prodotti altrui, ma quello che facciamo anche riqualificazione energetica e le comunità energetiche, che adesso se ne parlerà a breve, e quindi noi siamo la parte in cui facciamo tutta la gestione del prodotto, però abbiamo individuato dei prodotti seri, competitivi e vendibili sul mercato. Mentre il mercato tutelato tutto questo non ha. È chiaro che sono servizi che hanno un valore,
Quindi quel poco di più o meno che costa, certo, il mercato libero comunque offre un servizio diverso. Stavo guardando prima anche le immagini, mi è venuto in mente, non si vedevano ancora i fornelli a gas, che progressivamente si dovrebbe andare verso l'utilizzo maggiore dell'energia elettrica, dai forni di induzione, eccetera, anche il cambiamento del discorso delle caldaie e quindi portare tutto verso una dismissione di quelle vecchie fonti di energia, tra cui il gas, no? Sì, sicuramente il gas è altamente inquinante, comunque dal 1 gennaio 2025 ci dovrà essere una maggior correlazione tra certificati verdi e utilizzo di gas, cioè la tendenza è quella della transizione energetica. Non dimentichiamoci mai che il 40-45% dell'energia elettrica è prodotta utilizzando il gas metano. Certo che utilizzare gas metano in maniera localizzata per produrre energia elettrica forse riesce a farne un utilizzo meno inquinante, no? Con tutti i sistemi che ci sono di controllo, però siamo ancora in una fase in cui il fossile e il gas metano incidono molto sulla produzione di energia elettrica. Io penso che ci vorranno più di 20 anni per riuscire a cambiare. Il tempo che vengono cambiate tutte le vecchie caldaie, perlomeno con quelle nuove, perché le vecchie sono vietate, le vecchie intendo quelle solo a gas, e il passaggio all'ibrido, il passaggio eventualmente ad altri tipi di caldaie, cioè, ci vuole tempo. Ma non ci avevano detto una volta, parentesi, che il gas metano è quello pulito? Sì, è energia pulita. Sì, peccato che produca anidride carbonica. Ma se Antenna Energia non ci sarà più, cadono tutti i presupposti per cui ho scelto voi, giusto? No, allora mi sono spiegato male. Mi scuso, non è che Antenna Energia non c'è più. Antenna Energia esiste perché come struttura con le 11 sedi e tutto il servizio clienti che abbiamo esiste. In realtà facendo gruppo, noi rimaniamo come Antenor Energia perché nel territorio ci conoscono così, ma dietro abbiamo una situazione in cui se dovesse arrivare anche una breve crisi di prezzo o difficoltà di approvvigionamento, dietro abbiamo un grosso gruppo che ci sostiene. Questa è la differenza che abbiamo fatto. Quindi una maggior solidità e anche una garanzia, quindi di tenere delle tariffe calmierate? Garanzia di avere le tariffe costanti, garanzie di avere tariffe competitive. Quello che ci mette Antenor è tutta la parte di servizio al cliente che noi continuiamo a fare. Questa è una tendenza che hanno tutte le società medio-piccole, siccome se ne parla che ce ne sono circa 700. Infatti ce ne sono tantissime. Allora, la tendenza del mercato sarà sicuramente questa. Non per niente la società che noi utilizziamo per proporre le nostre tariffe di gas e luce ha in corpo una cosa come 15 marchi. Quindi noi ci mettiamo la nostra professionalità nel fare cosa? Nel proporci al cliente finale, nel fare il servizio. La materia prima, che è impalpabile, la mette qualcun altro, ecco, una cosa molto semplice. Antenor Energia continua, anzi sta sviluppando ancora di più la presenza. Certo, quindi questo era anche importante. Quindi mercato tutelato, abbiamo detto, terminato, però resta in vigore per queste categorie più fragili, eccetera. Allo stato attuale, tirando una riga, chi paga di più? È difficile dirlo. Allora, c'è una cosa che viene detta molto poco. Il mercato tutela ha sì delle tariffe che sono decise mensilmente o trimestralmente a seconda del servizio dall'autorità per l'energia, ma vengono calcolate in base al prezzo di mercato. Quindi hanno un aggiornamento meno frequente rispetto al mercato libero, ma alla fine il risultato è il medesimo. Allora ci sono dei mesi in cui magari il mercato libero è leggermente sopra, ma perché il mercato tutelato non si è ancora adeguato, perché lo fa il mese successivo. Quindi tutto, non si scampa da adesso? Non si scampa perché tutta quella parte di presunto risparmio rispetto al mercato libero viene poi ripreso nel trimestre o nella mensilità successiva, quindi siamo lì. Certo. Quello che noi dobbiamo monitorare da consumatori è il fatto è con chi ci abbiniamo. Perché comunque è inutile negarlo, si legge sui giornali, ci sono varie situazioni in cui ci sono delle situazioni che vengono chiamate truffa.
no? In cui magari viene messa una quota fissa di, che ne so, di 80 euro mese, quando in realtà la media è 10-11 certo, euro. Certo. Ecco che quella è una truffa a tutti gli effetti. Non è truffa perché poi il consumatore ha firmato quel contratto senza aver letto o senza aver capito bene. È una mezza truffa. Ecco, da quelli bisogna scappare. Man mano che il mercato li individua, il mercato pulisce, come è successo in altri settori. Perfetto, interrompiamo un secondo, abbiamo la pubblicità, voi continuate a scriverci, poi rispondiamo anche alle vostre domande, tra poco.